eccone un altro. Un altro di cosa? Un altro nero nella catena degli sprechi alimentari. Complimenti. Vai a vedere quanto lavoro stavi buttando via. Il ciclo dell'alimentazione umana comincia qui, nell'agricoltura, dove grazie alla fotosintesi clorofilliana vengono prodotte verdura, frutta, pomodori, patate e alcuni tipi di vegetali che invece vengono utilizzati come cibo per gli animali d'allevamento. Grazie. Noi dell'industria alimentare trasformiamo queste materie prime in pasta, pane, farina, conserve e zucchero. Tutti alimenti che potete consumare nelle vostre tavole ogni giorno. Purtroppo però le cose che non piacciono esteticamente ai consumatori vengono buttate e finiscono ai rifiuti. Iniziando così la lunga catena degli sprechi alimentari. La grande distribuzione si occupa di trasportare i prodotti ai vari supermercati o alle piccole botteghe, quelle ovviamente che non si danneggiano o si rompono durante il tragitto. Eccoci al vertice dello spreco alimentare, dove solo una parte dei prodotti viene effettivamente acquistata. Il resto invece viene buttato, si altera, scade oppure finisce nei rifiuti. Mia mamma sta facendo la spesa. Ci sono le mele in offerta! Il risparmio innanzitutto. Poi me le fa mangiare per giorni. Dovresti mangiarle invece che buttarle. Lei non dovrebbe comprarle. Ma sono in offerta! Andiamo che mi aiuti a mettere la spesa a posto. Quando sistemiamo i nostri prodotti sugli scaffali o nel nostro frigorifero, non pensiamo a ordinarli in base alla loro data di scadenza per non sprecarli. Semplicemente li si butta. Statisticamente, la massa degli alimenti consumati in un anno si aggira intorno ai 25 milioni di tonnellate. La massa dei rifiuti solidi urbani si aggira intorno alle 40 milioni di tonnellate annue. Ben 20 milioni, ovvero la metà di questi rifiuti, derivano dagli imballaggi e dal cibo gettato dalle nostre case, dai ristoranti, dall'agricoltura, dall'industria e dalla distribuzione, rendendoci tutti colpevoli, chi più chi meno, dello spreco alimentare e dell'aumento dei rifiuti da smaltire. Se è vero che non possiamo intervenire sulle logiche industriali che portano il cibo fino a noi, altrettanto è vero che possiamo fare la nostra parte. Non c'è dal fascino delle offerte impegnarci a comprare cibi sfusi invece di quelli confezionati. Mangiarli prima che scadano, evitare di correre al cestino ogni volta che qualcosa non ci va.